Buongiorno amici, è un po' che non ci sentiamo perché in queste settimane mi sono presa un po' di tempo per riflettere, per analizzare i dati, non ve lo nego, per stare anche un po' con mia figlia che ha compiuto un anno da poco e che negli ultimi mesi di campagna elettorale estenuante in giro per la Toscana ho visto meno di quanto avrei voluto, quindi sono stata un po' con lei. E in più in questi giorni mi sono divertita anche a leggere un po' di giornali o sui social, perché oggi, il giorno dopo, the day after, sono tutti degli opinionisti politici, tutti dei grandi strateghi, tutti quelli che non hanno neanche mai partecipato a un'elezione di condominio e che non hanno mai preso un voto in vita loro, sono diventati esperti di come si vincano le elezioni più difficili della storia italiana, cioè quelle toscane. Bene. Prossima volta loro sicuramente ci proveranno e faranno un grande risultato. Però, a parte le battute, analizziamo seriamente i dati. Noi abbiamo ottenuto in Toscana un risultato storico, e quasi il 41%, nessuno l'aveva mai ottenuto in passato, e devo dire grazie a tutti i partiti di centrodestra che hanno partecipato a questa competizione, ai 720.000 toscani che ci hanno dato fiducia, che ci hanno votato. E alle 5 province su 10, quindi la metà delle province toscane che hanno votato Susanna Ceccardi come loro presidente, dove noi abbiamo vinto. Nei 120 comuni in Toscana, dove il centrodestra ha vinto e dove oggi, tuttora, magari alle elezioni comunali, alle amministrative, governa il centro-sinistra, però noi in realtà abbiamo vinto alle elezioni regionali, quindi il centro-sinistra sicuramente dovrebbe interrogarsi di una perdita di consenso in gran parte, in larga parte del territorio toscano. E se andiamo a vedere i numeri, vediamo di come l'elettorato dell'estrema sinistra, della sinistra radicale, abbia convogliato il proprio voto utile non so quanto, però abbia convogliato il proprio voto sul candidato del centro-sinistra. Alle scorse regionali nel 2015 il Movimento 5 Stelle e Fattori, che è il rappresentante dell'estrema sinistra, presero il 21%. A queste elezioni regionali, quindi 5 anni dopo, il 5 Stelle e l'estrema sinistra insieme fanno l'8%, quindi hanno perso 13 punti che sono andati a finire direttamente al candidato del Partito Democratico. E quindi chi è che ha perso? Hanno perso i moderati che hanno votato per noi. I moderati, per esempio, in provincia di Lucca. Provincia di Lucca, per chi non conosce la Toscana, o la politica toscana, è la provincia moderata per eccellenza, è la città bianca, dove è forte un elettorato di centro moderato. E lì il centrodestra, io che guidavo la coalizione, ha vinto di 11 punti rispetto a Giani del centro-sinistra. Quindi i moderati non è vero che non hanno votato o non hanno votato per noi. Hanno votato per noi, però sono stati battuti da una sinistra radicale che si è unita e ha scelto di fermare l'avanzata dei moderati e del centro-destra in Toscana. Questo è il vero dato politico. La coalizione del centro-sinistra in Toscana si sposta a sinistra. Nonostante Rossi potesse sembrare più a sinistra di Eugenio Giani, però era sostenuto da una coalizione anche più di centro, con Italia Viva e con diverse anime. Stavolta no, stavolta la coalizione del centro-sinistra, del Partito Democratico, è stata eletta fortissimamente, grazie esclusivamente ai voti dell'estrema sinistra che li ha votati. E questo è un dato che noi dobbiamo assolutamente analizzare. Cosa abbiamo sbagliato in campagna elettorale? Non lo so, mi dicessero domani fai questa campagna elettorale, la farei esattamente come l'ho fatta, in giro per tutte le province, a incontrare le realtà produttive, le aziende, le imprese. Le nostre piazze erano piene, c'era un grandissimo entusiasmo. Loro hanno fatto leva invece sui loro gruppi organizzati. Hanno fatto una campagna sotto traccia attraverso il loro consenso radicato da anni e anni nel tessuto sociale.
Ecco, su questo forse il centrodestra sì, deve fare un ragionamento. Noi abbiamo avuto molto meno tempo per fare campagna elettorale rispetto al candidato del centrosinistra, che è partito un anno prima rispetto a noi, e quindi abbiamo avuto meno possibilità di parlare con tutte le realtà della Toscana, anche se abbiamo dato veramente il cuore e l'anima, non solo io, ma tutti i candidati al Consiglio regionale in tutte le province. Il tempo è stato sicuramente inferiore e minore. Quando leggo i giornali, dice, stamani mi mandano degli articoli anche degli amici, guarda, Repubblica parla male di te. Ma che novità, perché in campagna elettorale non l'ha mai fatto. No, quando dicono, ma c'erano dei candidati moderati che avrebbero potuto fare un risultato migliore, beh, in realtà non c'erano. Io non ho mai cercato questa candidatura, le elezioni regionali mi è stata chiesta e per spirito di squadra, di servizio, verso un'idea in cui io ho creduto fortissimamente per tutta la campagna elettorale e anche ora, un'idea di cambiamento, di impresa che torna a essere centrale nel tessuto economico, di una burocrazia che schiaccia meno le imprese, di aiuti al nostro Made in Italy, Made in Tuscany, una toscanità che viene veramente rimessa al centro. Io ci ho creduto e lo rifarei sicuramente. Quando mi dicono, ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché torni a Bruxelles? Centro-sinistra e anche tutti i vari giornali vorrebbero che io lasciassi il seggio in Europa, semplicemente perché l'anno scorso, se più di 700.000 toscani votarono il centrodestra, e io sono l'unica rappresentante a Bruxelles della Toscana, sono l'unica parlamentare europea che rappresenta il centrodestra in Toscana, non ce ne sono altri di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, della Lega, non ci sono altri parlamentari europei toscani. Quindi il PD certo che vorrebbe che io mi dimettessi dal Parlamento europeo, perché così a rappresentare i toscani, e anzi a non rappresentarli, ci sarebbe soltanto la buona fede. Hanno attaccato il modello lombardo per mesi, Bonafè è nata a Varese e poi si è trasferita in Toscana, giustamente. Ma come può rappresentare da sola gli interessi dei toscani facendo fuori parlamentare eletto dai toscani? Quindi in Consiglio regionale noi abbiamo 14 rappresentanti. Una rappresentanza così larga in Consiglio regionale noi non ce l'abbiamo mai avuta. 14 rappresentanti del centrodestra che si faranno valere. Ma in Parlamento europeo, se io mi dimettessi, nessuno sarebbe qua a rappresentare gli interessi dei toscani. Pensate che oggi in Parlamento si votano atti importanti per l'agricoltura, emendamenti da parte dei parlamentari del Nord Europa che vorrebbero penalizzare gli agricoltori italiani e anche toscani. Ecco, qualcuno che si metta a difenderli. Soprattutto in una fase strategica come questa. In una campagna elettorale per le elezioni regionali non abbiamo fatto altro che parlare di Europa, di fondi che dovrebbero arrivare, ma su cui c'è da vigilare per come verranno spesi in Toscana, per come verranno veicolati al nostro paese. E vorreste lasciare a controllare o a seguire queste vicende soltanto i parlamentari del Partito Democratico? Vi piacerebbe, ma no. Fortunatamente la scelta spetta a noi, quindi noi rappresenteremo in Consiglio regionale i toscani con 14 consiglieri regionali, 8 della Lega, 5 di Fratelli d'Italia, 1 di Forza Italia e in Parlamento europeo con me, che rappresento quei 720.000 toscani che votarono il centrodestra alle scorse europee e che non meritano di non essere rappresentati. Allora aboliamo se no le elezioni, la prossima volta mandiamo nei consessi soltanto i parlamentari del PD così sono contenti. Eh no, non gliela daremo vinta e continueremo a combattere, perché io non mi arrendo mai. Mi sono iscritta a un partito, la Lega, che quando mi sono iscritta io avevo poco più di 20 anni, sul territorio aveva lo 0,6%. Mi facevano problemi anche quando organizzavo i banchetti, venivano ai centri sociali a impedirmi di farli. E quindi come potete pensare che dopo quella che il PD chiama una sconfitta per noi, ma un 40% dopo aver vinto in 5 province su 10, dopo aver vinto in 120 comuni, come potete pensare
che noi ci arrendiamo in Toscana. Noi non ci arrendiamo e continuiamo a combattere con i nostri bravissimi consiglieri regionali, con i nostri parlamentari, con me in Parlamento europeo. Continuiamo a lottare per una Toscana che dialoga con il resto del mondo e che si fa valere anche nel resto del mondo, a testa alta, con l'orgoglio di essere toscani. Io devo ringraziarvi tutti, il grande sostegno che ho sentito intorno a me è forte e questa maggioranza, secondo me, avrà delle difficoltà. Noi faremo un'opposizione costruttiva, porteremo già al primo consiglio regionale una proposta per il rilancio delle nostre imprese, porteremo proposte come le abbiamo sempre portate nei scorsi 5 anni e che in maniera del tutto ideologica ci sono state respinte. Ma noi non ci fermeremo, perché il cambiamento è un vento che non si può fermare. È già in atto. In quelle 5 province dove noi abbiamo vinto, il cambiamento è una realtà. E presto, sono sicura che lo sarà anche nei territori più ostici. Non ci sono sfide impossibili che non si possono vincere. Basta avere determinazione e coraggio. Coraggio non ci manca, la determinazione e la costanza non ci manca. E quindi vi saluto. E a presto per altre nuove e entusiasmanti battaglie insieme.